rischio il lavoro degli operai dell'indotto della centrale Enel di Corigliano Rossano, ormai in dismissione. Uno spettro che aleggia da anni e che oggi si concretizza. Da ieri sera, un gruppo di lavoratori del servizio pulizia industriale sta presidiando i cancelli dell'impianto perché la ditta di appalto non ha rinnovato i contratti e gli operai lamentano il totale disinteresse dell'azienda e delle istituzioni. Volevo dire al presidente Oliverio che ancora tuttora lui si sta voltando dall'altra parte. La costruzione della metrotranvia EVA nel programma elettorale di Carlo Guccione, non la chiusura totale di Viale Mancini, la novità è stata introdotta dall'amministrazione Occhiuto per fare posto al Parco del Benessere. I lavori sono iniziati, ma senza dotare la città di una viabilità alternativa. Lo denuncia il leader della Grande Cosenza, mettendo in luce le presunte inadempienze di Palazzo dei Bruzzi. Il sindaco si era impegnato a realizzare una viabilità alternativa e aveva chiesto 500.000 euro. Alla regione, che la regione ha dato per la realizzazione di una strada alternativa alla chiusura definitiva di questo pezzo di Viale Parco. Non ci sono criticità nelle scuole di natura strutturale, ci sono però delle criticità, interventi di più spicciola ordinarietà, dalla manutenzione ordinaria ai banchi, alle sedie, insomma. E questa è la fotografia degli istituti superiori di pertinenza della provincia di Crotone, a pochissimi giorni ormai dall'inizio dell'anno scolastico. Problematiche che si trascinano da anni, vista anche la situazione precaria dell'ente intermedio. Una su tutte, quella dell'istituto Gravina, dislocato in tre plessi, che aspetta da troppi anni una struttura idonea che accolga tutti gli studenti.